Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di Z80, programmazione in linguaggio Assembly di Levental. Il file in PDF liberamente scaricabile da Archives lo trovate in descrizione. Normalmente non mi sarei mai messo a fare un podcast simile, ma avendo trovato online la risorsa in PDF gratis, ho pensato di farci sopra un podcast. Questo non è un corso di Assembler di Zilog Z80, ma è l'esplorazione di ricordo di questo testo, che se vorrete potrete andare a scaricarlo gratuitamente. Il link del PDF lo trovate in descrizione. Non perdiamo tempo, iniziamo questo viaggio nel tempo. Z80, programmazione in linguaggio Assembly, Lance Levental. È una mazzata di libro di oltre 600 pagine, ecco, non li guarderemo tutti, perché questo non è un corso di programmazione in linguaggio Assembly per lo Zilog Z80, ma è il ricordo appunto di questo testo. Andiamo quindi a vedere questo testo, a cosa era composto, e ricordatevi che se siete interessati lo potete scaricare gratuitamente, il link lo trovate in descrizione di questo file. È un altro PDF del gruppo editoriale Jackson, reperibile sul file, sul archive. Dunque, che cosa era composto? Introduzione alla programmazione in linguaggio Assembly, poi capitolo 2, gli assemblatori, 3, insieme di istruzioni del linguaggio Assembly dello Z80, registri la CPU e flag di stato. Poi capitolo 4, programmi semplici, quindi una serie di listati. Capitolo 5, semplici cicli di programma. Capitolo 6, dati codificati come caratteri. 7, conversioni di codice. 8, problemi aritmetici. 9, tabelle e liste. 10, documentazione della subroutine. 11, ingresso uscita. 12, gli interrupt. Capitolo 13, definizione del programma e progetto del programma. Debugging e collaudo, capitolo 14. Capitolo 15, documentazione e progettazione. E infine il capitolo 16, progetti campione. Sono circa 600 pagine, quindi faremo molto meno di tutto questo libro. Elenco delle figure, indice per argomenti, manuale decisamente completo, indice e descrizioni delle istruzioni, quindi c'era un indice che poteva fare sia da manuale quanto da manuale di accesso rapido. Introduzione alla programmazione in linguaggio Assembly, il significato delle istruzioni. Eccoci qua. Vediamo un po', qui c'è l'uso dell'ottale o dell'esadecimale. Mnemica dei codici di istruzione, qui si comincia a usare già un po' di codice dello Zilog. Svantaggi del linguaggio Assembly. L'assemblatore è come il calcolatore esadecimale, non risolve tutti i problemi della programmazione. Un problema è il tremendo divario tra l'insieme di istruzioni del microcomputer e i compiti che deve compiere il microcomputer. Linguaggi ad alto livello, cos'erano? Vantaggi del linguaggio ad alto livello. Svantaggi del linguaggio ad alto livello, quindi ad esempio Pascal o Basic. Se tutte le belle cose dette sul linguaggio ad alto livello sono vere, quindi rendono la programmazione più facile e più veloce da scrivere, c'è da dire che se potete scrivere programmi più velocemente e renderli anche portatili, perché annoiarsi con linguaggi Assembly? Chi vorrebbe preoccuparsi dei registri, del codice, delle istruzioni, della memoria, di tutte queste cose di poco conto? Come al solito ci sono degli svantaggi che bilanciano i vantaggi. E gli svantaggi sono praticamente: i linguaggi ad alto livello erano molto più lenti, mentre quelli a basso livello erano estremamente veloci. Dunque, qui si dà una serie di informazioni. Cosa sono gli assemblatori? Ora, lo Zilog, gli MSX, gli assemblatori non ce l'avevano il ROM, ma potevano essere comunque caricati, mentre i Sinclair, gli assemblatori ce l'avevano il ROM.
Quindi questo test va bene sia per gli utenti appassionati di MSX quanto per quelli per Sinclair che vogliono avere questo test sotto mano e ricordare le istruzioni Assembler del loro antico microprocessore insieme alle istruzioni del linguaggio Assembler dello Z80. Eccolo qua. Registri della CPU di stato. Cosa era composta? Era composta da questi registri. C'erano gli accumulatori secondari, accumulatori secondari alternativi, c'era un sacco di registri, poi c'era il puntatore di stack, contatore di programma, registro indice secondo, registro indice, il registro di vettore di interruzione, il registro di rinfresco, contatore primario, due contatori secondari e un contatore e lo status register con il carry, la sottrazione, parità, carry ausiliario, lo zero e il segno. Come si vede, se volete andare a confrontare con l'architettura del 6502, Assembler 6502, lo Zilog aveva un botto di registri in più rispetto al 6502. Ok, scorriamo veloce. Metodi di indirizzamento, anche qui ce ne erano parecchi con lo Z80. E qui veniva spiegato tutti i metodi di indirizzamento che uno, se vuole, se li va ad andare a guardare. Poi le abbreviazioni, praticamente codice delle istruzioni, eccole qui. Queste sono le istruzioni: bit, cpd, cpdr, cpl, cpir, cpl, da, d, a, x, alt, ind, indir, init, inir, cp, jp, ld, ldd, lddr, ld, neg, nob, or, auto, otdr, oti, oti, res, retir, l, r, l, r, l, c, r, l, c, a, r, 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 c, r, r, c, a, set, sora e loxor. Poi c'era la dc, ccf, xx, im, retn, rld, rrd, rst, sb, cs, cf e vari registri ld per caricare i vari registri. Ok, come si vede le istruzioni sono molto più numerose di quelle del 6502. C'era molta più roba da studiare. La mnemica delle istruzioni, eccola qui. Poi c'era il registro di stato, cosa c'era? Il registro di stato, il primo bit era quello relativo al carry, il secondo era lo stato della sottrazione, il PG era la parità, questo non era praticamente utilizzato, la C era lo stato del carry ausiliario, stato del carry 1, lo Z, stato del segno quindi, e poi lo stato del segno, anche qui ce n'era un altro segno, e lo Z invece era lo stato di 0. Dunque, veniamo un po'. Una serie di tabelle come utilizzare i vari comandi e che cosa praticamente andavano a influenzare. Qui c'erano i vari comandi elencati per istruzione, dicevano quali, su quali registri andavano a impattare e quali, appunto, su quali registri lavoravano e cosa muovevano dello status register, in modo da avere una visione d'insieme a botta di tutte le istruzioni, erano numerose e cospicue. Poi qui cos'è? Codice oggetto delle istruzioni di ordine numerico. Vabbè, questi sono i codici relativi, ecco. E qui vengono spiegati i vari comandi. ADC, somma immediata con carry nell'accumulatore. E qui penso ci sia poco da dire. Somma del registro con carry all'accumulatore. ADCA, ADCA più ADCA, somma della memoria del carry e all'accumulatore. Ok, poi più complesso ADCHL RP, somma la coppia di registri con carry ad H e L, che questo poteva lavorare anche con registri accoppiati. ADDA, somma immediata dell'accumulatore. ADDA, somma il contenuto del registro all'accumulatore, somma la memoria all'accumulatore, somma la coppia di registri ad H ed L, somma la coppia di registri al registro indice, and data, and immediato con l'accumulatore, and, and del registro con l'accumulatore, altri and della memoria con l'accumulatore.
bit test sul bit nel registro, test sul bit nella posizione di memoria che è bit, vari comandi bit in varie forme. Chiama il programma identificato nell'operando call. Call condition chiama il sottoprogramma identificato nell'operando se la condizione è soddisfatta. CCF completa il flag di carry. CP confronta immediatamente il dato CDL col contenuto dell'accumulatore. Confronta il registro con l'accumulatore. Confronta la memoria con l'accumulatore. Confronta l'accumulatore con la memoria, decrementa l'indirizzo e il contatore dei byte. Confronta l'accumulatore con la memoria, decrementa l'indirizzo e il contatore dei byte, continua finché non si trova il byte uguale a 0, il contatore di byte è 0. Confronta l'accumulatore con la memoria, decrementa il contatore dei byte, e incrementa l'indirizzo. Istruzioni tutte complesse, molto più complesse del 6502, che erano poche, molto più semplici e facili da ricordare. Confronta l'accumulatore con la memoria, decrementa il contatore di byte, incrementa l'indirizzo, continua finché non si trova un byte uguale a 0 o il contatore di byte di a 0. CPIR. CPL completa l'accumulatore. Di AA adattamento decimale dell'accumulatore. DEC decrementa il contenuto del registro. DEC nelle varie forme decrementa il contenuto della coppia di registri specificata. Decrementa il contenuto della memoria. Disabilita le interruzioni DI. DJNZ salto relativo al contenuto presente del contatore dei programmi se il registro B non è 0. E abilita le interruzioni. XAF e AF scambia lo stato del programma e lo stato del programma alternativo. XDHL scambia i contenuti di D ed HL. X, nelle varie sue forme, scambia il contenuto del registro e della sommità dello stack. Scambia la coppia dei registri con la coppia dei registri alternativa EXX. ALT. Se hai un'istruzione penso di stop. IM0 interruzione, poi di modo interruzione di modo, ingresso all'accumulatore in A. INC incrementa il contenuto del registro. INC nelle sue varie forme incrementa il contenuto della coppia di registri specificata. INC nelle sue varie forme di sintassi incrementa il contenuto della memoria. IND ingresso in memoria e decremento del puntatore. INDR ingresso in memoria e decremento del puntatore finché il contatore di byte non sia 0. Abbiamo INI che è ingresso in memoria e incremento del puntatore. Ingresso in memoria e decremento del puntatore finché il contatore dei byte non sia 0. INIR. IN registro e ingresso in un registro. JP salta dell'istruzione identificata nell'operando, l'equivalente della JMP. Del 6502 JP condition salta l'indirizzo identificato nell'operando se la condizione è soddisfatta. JP salta l'indirizzo specificato dal contenuto dal registro a 16 bit. Poi c'è un salto relativo al contenuto del contatore di programma se il carry è posto ad 1. JR spazio C. JR salto relativo al contenuto presente nel contatore di programma. JRNC salto relativo al contenuto del contatore di programma se il flag di carry è azzerato. JRNZ salto relativo al contenuto del contatore di programma se il flag 0 è azzerato. JRZ salto relativo al contenuto del contatore di programma se il flag 0 è posizionato ad 1. Poi c'è un LD. Ma nelle sue varie forme sposta il contenuto del vettore di interruzione o del registro di rinfresco dell'accumulatore. LDA carica l'accumulatore nella memoria usando un indirizzo diretto. Carica l'accumulatore della locazione di memoria indirizzata dalla coppia di registri. LD, in altra forma, sposta il contenuto del registro sorgente nel registro di destinazione.
varie altre sintassi forme di RD, invece carica la coppia di registri oppure il registro indice della memoria usando un indirizzamento diretto. Altre LD carica il vettore di interruzione oppure il registro di rinfresco dell'accumulatore. Altra LD carica immediatamente nel registro. Altre sintassi di LD carica un dato immediato di 16 bit nel registro. Varie forme di LD carica il registro dalla memoria. LDSP nelle sue varie forme sposta il contenuto di HL oppure del registro indice nello stack pointer. LD memorizza l'accumulatore della memoria usando un indirizzamento diretto. Altre forme di RD immagazzina la coppia del registro e il registro indice in memoria usando un indirizzamento diretto. Altre forme di LD carica immediatamente nella memoria. Carica la memoria da un registro. Carica l'accumulatore nella locazione di memoria indirizzata nella coppia di registri. LDD trasferisce dati tra locazioni di memoria, decrementa gli indirizzi della destinazione della sorgente. LDDR trasferisce dati tra locazioni di memoria finché il contatore dei byte non sia 0. Decrementa gli indirizzi della destinazione della sorgente. LD trasferisce dati tra locazioni di memoria e incrementa gli indirizzi della destinazione della sorgente. LDIR trasferisce dati tra locazioni di memoria finché il contatore dei byte non sia 0, incrementa gli indirizzi della destinazione o della sorgente. NEG fa il complemento a 2 del contenuto dell'accumulatore. NOP nessuna operazione. OR immediato con l'accumulatore. OR del registro con l'accumulatore. Vari forme di OR nella memoria con l'accumulatore. OUT registra da uscita da un registro. OUTD uscita dalla memoria e decrementa l'indirizzo. OUT uscita dalla memoria e incremento dell'indirizzo. OUT uscita dall'accumulatore. POP nelle sue varie forme lettura della sommità dello stack. PUSH scrittura sulla sommità dello stack. RES azzera il bit del registro indicato. RES nelle sue altre forme azzera il bit della posizione di memoria indicata. Ritorno dal sottoprogramma con RET. Alto ritorno se però è soddisfatta la condizione. RETI ritorno dall'interruzione. RETN ritorno da un'interruzione non mascherabile. RL ruota il contenuto a sinistra con carry. RL altri comandi di rotazione di memoria a sinistra con carry. Ruota l'accumulatore a sinistra con carry. RLA e RLC ruota il contenuto del registro a sinistra con il ricircolo. RLC ruota il contenuto della locazione di memoria a sinistra con ricircolo. Ruota l'accumulatore a sinistra con ricircolo. Ruota un digit BCD a sinistra tra l'accumulatore e una locazione di memoria. Ruota con il contenuto del registro a destra con carry. Ruota il contenuto della locazione di memoria a destra con carry. Ruota l'accumulatore a destra con carry. Ruota il contenuto del registro a destra con ricircolo. RRC ruota il contenuto della locazione di memoria a destra con ricircolo. Ruota l'accumulatore a destra con ricircolo. RRCA. RRD ruota un digit BCD a destra tra l'accumulatore e la locazione di memoria. RST riavvio. SBC sottrazione immediata di un dato dall'accumulatore con prestito. SBC sottrae il registro con prestito dall'accumulatore. Varie altre forme di SBC sottrae dalla memoria. SBCHL sottrae la coppia di registri con carry da H ed L. SHF posizione al flag di carry. SET posizione al bit indicato nel registro. SET altre nelle sue altre forme posiziona il bit nella posizione di memoria indicata. Sposta il contenuto del registro a sinistra in modo aritmetico, SLA. SLA in altre forme sposta il contenuto della locazione di memoria a sinistra in modo aritmetico. SRA sposta il contenuto del registro a destra in modo aritmetico. Altre forme di RSA sposta a destra il contenuto della posizione di memoria in modo aritmetico. MPSRL sposta il contenuto del registro a destra in modo logico. Sempre SRL in altre forme sposta il contenuto della locazione di memoria a destra in modo logico.
sub sottrazione immediata dall'accumulatore, sub sottrae il registro dall'accumulatore, altre forme di sub che sottraggono la memoria dall'accumulatore, XOR OR esclusivo immediato con l'accumulatore, XOR OR esclusivo del registro con l'accumulatore, altre forme di XOR che è OR esclusivo della memoria con l'accumulatore. Ecco, compatibilità 8080 e Z80, qui spiegavano alcune istruzioni che erano compatibili, infatti il CPM poteva girare anche sullo Z80 oltre che su 8088. Convenzioni dell'assemblatore Z80 e dello Zilog. Poi programmi semplici, eccoci qua. Ecco, se volete non andremo oltre capitolo 4 perché diciamo questo è decisamente tanta roba. Se volete io ve lo andate a vedere. L'assembler indubbiamente dello Z80 è molto più complicato dell'assembler del 6502, a cominciare dal fatto che la CPU c'aveva molti più registri, c'aveva molti più comandi e quindi di conseguenza rendeva la programmazione sicuramente molto più complessa, anche perché queste furono tra le ragioni del perché poi sostanzialmente ebbe poi a nascere il C+, il C prima il C+, un linguaggio macchina un po' più astratto che ignorava la sintassi praticamente delle caratteristiche dell'architettura di ogni microprocessore, rendendo la programmazione decisamente più standard, perché prima la programmazione assembly andava fatta conoscendo l'architettura di ogni singolo microprocessore. Ok, che cosa vi posso dire? Un ottimo testo. Sono oltre 600 e rotte pagine, quindi non è che si può pensare di andare a vedere tutto questo testo. Il link lo trovate in descrizione. E quindi cos'altro vi posso dire? Niente, la puntata è finita. Un saluto, ciao, alla prossima.